questa puntata. Fusione dei comuni, non si farà il comune dell'Alta Valdera. Presentato il docufilm Road to Leopoli, narra il viaggio umanitario in Ucraina. Al Carnevale di Foiano della Chiana, in primo piano il tema della violenza sulle donne. Presentata la 27esima edizione del Carnevale di Castiglionfibocchi. La fusione dei comuni di Laiatico e Peccioli non si farà. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso parere contrario alla proposta di legge per l'istituzione del comune dell'Alta Valdera attraverso la fusione dei due comuni. L'Aula si è espressa con voto unanime. La decisione dell'Assemblea legislativa è arrivata a seguito dell'esito del referendum consultivo. Il Consiglio regionale ha registrato gli esiti del referendum consultivo che si è tenuto presso le comunità di Peccioli e di Laiatico. Se infatti a Peccioli ha prevalso, seppur di pochi punti percentuali, il voto favorevole alla fusione, nel comune di Laiatico è nettamente prevalso il no, con all'incirca il 68% dei voti contrari. Si è trattato quindi di un referendum che nel complessivo ha registrato una prevalenza dei voti contrari rispetto ai voti favorevoli, quindi tenendo conto di un voto complessivo prevalentemente contrario e di un voto nettamente contrario in uno dei due comuni coinvolti dal percorso di fusione, il Consiglio regionale con voto unanime ha deciso di respingere la proposta di legge di istituzione del comune dell'Alta Valdera, una proposta di legge che aveva preso le mosse dalle delibere dei consigli comunali, che aveva portato la giunta regionale all'elaborazione dell'atto normativo e che oggi tiene conto degli esiti di un referendum che non era vincolante nella sua espressione ma soltanto consultivo, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di rispettare coerentemente la volontà manifestata dagli elettori. Fieri ed orgogliosi di aver votato contro alla fusione dei comuni, un fallimento taggato PD che avevamo già annunciato quando la proposta di referendum era arrivata in Consiglio regionale. Sapevamo, frequentando quel territorio, frequentando i cittadini sia di Laiatico che anche di Peccioli, che non era visto di buon occhio questa fusione proposta da due sindaci targati PD, votata dai consigli comunali a maggioranza targati PD, ma i cittadini manifestavano una volontà di rimanere autonomi, due comuni molto importanti per la Valdera, due comuni anche completamente diversi, anche se vicini. Un comune come quello di Peccioli, molto ricco anche per la presenza di una discarica che appunto è molto attiva su quel territorio, dall'altra parte il comune di Laiatico, un comune importante, un comune famoso anche per il Teatro del Silenzio e per Andrea Bocelli, che manifestava a gran voce l'interesse a rimanere autonomo. Quei dati li conoscevamo, ma quei dati hanno confermato semplicemente da parte nostra, da parte mia, che comunque vengo dalla provincia di Pisa e conosco bene quei territori, un dato che già si respirava nell'aria da tempo. Il Consiglio regionale ha preso atto del referendum che si è svolto nel dicembre scorso sull'ipotesi di fusione dei comuni di Peccioli e Laiatico, un progetto fortemente voluto dal Partito Democratico, sul quale avevano lavorato le segreterie del Partito Democratico negli ultimi mesi, per tanti mesi, tant'è che due sindaci, tutte e due estrazione PD, erano d'accordo, due consigli comunali, tutte e due a maggioranza PD, avevano già votato a favore di quel progetto di fusione. Quindi noi ci aspettavamo oggi di trovare il trionfo del Partito Democratico nell'accogliere la nascita del nuovo comune dell'Alta Valdera. In realtà tra questo progetto c'è stato un no sonoro da parte degli abitanti di Laiatico, e anche gli abitanti di Peccioli si sono espressi in maniera differente da come le segreterie del PD pensavano. Quindi il progetto del PD di fondere il comune di Laiatico con quello di Peccioli è stato sonoramente bocciato dai cittadini di Laiatico e di Peccioli, che noi invitiamo a cambiare le amministrazioni nei prossimi mesi. Si andrà a votare il 9 di giugno anziché per il comune dell'Alta Valdera, per il rinnovo di due consigli comunali e due sindaci. Ci auguriamo
troviamo che coerentemente al voto di dicembre ci siano delle amministrazioni differenti a governare questi comuni, perché ripetiamo, le amministrazioni uscenti sono quelle che volevano la fusione, così come la segreteria regionale del PD e i segretari provinciali del PD volevano la fusione. C'è una questione normativa, c'è anche una questione politica e istituzionale. C'è stata una stagione, come sempre nei cicli, in cui le fusioni apparivano come, soprattutto nell'epoca in cui i comuni erano completamente strozzati dalle regole del bilancio nazionale, apparivano come qualcosa che poteva portare un beneficio che altrimenti sarebbe stato irraggiungibile. Oggi siamo in un'altra stagione rispetto alle questioni che dicevo, anche economico-finanziarie. Pur i comuni avendo sempre troppe poche risorse rispetto a quelle che sarebbero necessarie per le proprie comunità, senz'altro la stagione è diversa da quella di 10-15 anni fa. Oggi siamo dinanzi, anche nell'ultimo caso che abbiamo votato in Consiglio regionale, a una comunità, spesso la più piccola, che vuole mantenere le proprie caratteristiche e prerogative. Dinanzi a questo credo bisogna ragionare sia non solo sulle fusioni e non tanto sulle questioni economiche riguardo alle fusioni, perché ad esempio a livello nazionale oggi le fusioni, addirittura grazie a un emendamento del Partito Democratico poi approvato dalla maggioranza, hanno 15 anni di contributi statali, non più 10, quindi sono ancora più convenienti dal punto di vista economico anche statale. Ma evidentemente c'è un percorso da fare che è di comunità e amministrativo che non può essere bypassato. Su questo ci possono essere anche degli adeguamenti legislativi e normativi, ma c'è bisogno di avere tutti la consapevolezza che dinanzi a una stagione diversa da quella in cui sono nate le prime fusioni, bisogna fare un salto di qualità. Non bastano le volontà dei sindaci, non bastano le volontà dei consigli comunali, ma c'è bisogno di un percorso che faccia tutti i passaggi e soprattutto coinvolga ampiamente la comunità in un progetto di nuova comunità, non in un progetto di fusione tra due enti per ottenere vantaggi economici o finanziari. La storia di vita e di guerra raccontata in forma diretta dai protagonisti. È il contenuto del reportage Road to Leopoli, realizzato per raccontare il viaggio umanitario della Croce Viola di Sesto Fiorentino in Ucraina e presentato al Palazzo del Pegaso a Firenze. L'idea, è stato spiegato, è quella di proporre il documentario della durata di 35 minuti agli studenti. Sono davvero felice oggi di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di questo reportage, che è un modo per non dimenticare, è un modo per segnalare con forza quanti crimini, quanta violenza ci sia nella guerra che vede oggi la Russia di Putin continuare ad aggredire il popolo ucraino. E noi però vogliamo anche mandare un messaggio di speranza e consentitemi di ringraziare la Croce Viola. Questo è uno dei diversi viaggi con cui si portano beni alimentari, sostegno alle popolazioni ucraine. Batte il cuore grande della solidarietà della nostra regione. È un modo per ricordare, ma è anche un modo per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a avvicinarsi al mondo del volontariato, a sostenere la Croce Viola, a sostenere le tante associazioni che ogni giorno si impegnano per donare agli altri. Un ringraziamento particolare al collega Fausto Merlotti per aver voluto questa conferenza stampa, ad Alessio Poggioni per aver predisposto il lavoro, il documentario. Penso che iniziative come queste dobbiamo portarle nelle nostre scuole, perché le ragazze e i ragazzi devono essere sensibilizzati, devono conoscere e devono provare a diventare parte attiva della nostra comunità. E noi ci eravamo già stati 6 volte prima di questa missione, ci andremo per i prossimi anni, spero altre 2 o 3 volte, perché fatto anche la questione israeliana, l'attenzione si è spostata ovviamente sul Medio Oriente. E invece questo è il momento importante per concentrare la nostra attenzione sull'Ucraina, che in questo momento è passata in seconda pagina. E questo è uno strumento essenziale, un po' per documentare quello che è stato fatto fino adesso, che cosa che per noi è importantissima, ma soprattutto proprio per tenere alta l'attenzione su quella regione.
Dunque, il reportage nasce di fatto da un progetto che si è accodato a un viaggio umanitario della Croce Viola, che è una pubblica assistenza di Sesto Fiorentino, che per diverse volte in realtà è andata in Ucraina a portare aiuti umanitari e vari tipi di aiuti, compresa in questo viaggio anche un'ambulanza. Io mi sono accodato al settimo viaggio della Croce Viola in Ucraina, nelle zone dell'ovest del paese, dove appunto sono state portate diverse tonnellate di aiuti umanitari e anche un'ambulanza e anche dei medicinali provenienti anche insomma da un accordo con la regione toscana. È stata per me un'esperienza molto bella perché prima di tutto l'ho vissuto umanamente, ovviamente di un paese in guerra, martoriato, ma visto dal confine più lontano diciamo rispetto al fronte, ed è stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista professionale perché ho potuto registrare le storie di vita, i timori, le preoccupazioni anche delle persone che hanno perso molto moltissimo a partire dai propri cari in questa guerra che ormai dura da 2 anni e che ha lacerato realmente un paese, ma come si vede nel documentario c'è anche tantissimo sentimento di rivalsa e una voglia di ricostruire un popolo, prima di tutto a partire da un'idea che è un'idea di libertà che è molto profonda nel popolo ucraino. Al via il Carnevale di Fogliano della Chiana, il più antico d'Italia, con una storia lunga 5 secoli. Sono 4 i cantieri, sono oltre 50 le persone che lavorano proprio fisicamente, però sono centinaia le persone che poi partecipano per il proprio cantiere. Quindi insomma, tenendo conto che è un paese, una città di pochi più di 9.000 abitanti, avere più di 1.000 persone che si interessano a questa manifestazione significa aver radicato questo in questo territorio. Le edizioni sono centinaia, non ne abbiamo vissute molte. La regione ospita dal 2019 la presentazione di questa manifestazione in Consiglio regionale, proprio perché crede che valorizzare le manifestazioni significa far conoscere il territorio e rendere anche un po' giustizia a tutti quelli che tutto l'anno ci lavorano e che in questi giorni avranno l'esplosione della visibilità. Per quanto riguarda noi, quest'anno abbiamo deciso di riportare diciamo in piazza la Zinfarosa, che sarebbe stata la moglie di Re Giocondo, che era stata un po' accantonata come progetto negli ultimi anni, cioè si parla che l'ultima uscita mi sembra si parla del 79, e quest'anno insomma anche per dare risonanza appunto a tanti temi che sono delicati, soprattutto per quanto riguarda l'ambito femminile, abbiamo deciso di riportare anche nel nostro manifesto storico la figura della Zinfarosa. Al posto dei carri allegorici, per le vie e le piazze di Castiglion Fibocchi, protagoniste della 27ª edizione del Carnevale, saranno tante maschere barocche, interamente fatte a mano. 27ª edizione dei Carnevali di Figli di Bocco dà il senso della qualità dell'iniziativa, è un modo per far festa, è un modo anche per vivere il territorio, per far conoscere quanta bellezza ci sia a Castiglion Fibocchi. Permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale, di ringraziare le volontarie e i volontari, le sarte, i sarti che con fatica ci producono tanta bellezza. 200 figuranti per le strade del comune, voglia di allegria ma anche voglia di far conoscere un territorio bellissimo. Quest'anno l'abbiamo dedicato a Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte, quindi le novità che abbiamo sono incentrate sia su Giacomo Puccini e anche sul Signorelli. Abbiamo tanti spettacoli, tante attrazioni, e però per arrivare a fare queste cose qui non è che si possono fare facilmente. Noi siamo un paese di 2.000 abitanti e riusciamo a portare a Castiglion Fibocchi centinaia, migliaia e migliaia di persone che vengono da tutte le parti d'Italia. Questo è, devo ringraziare per questo, il consiglio del Carnevale, tutti i soci, tutti i figuranti, le associazioni di Castiglion Fibocchi, i paesani di Castiglion Fibocchi e l'amministrazione comunale. Questa è una cosa che viene fatta tutti insieme, è un valore aggiunto per Castiglion Fibocchi, abbiamo con questa manifestazione facciamo conoscere il nostro paese da tutte le parti, quindi devo ringraziare tutte queste persone. Il nostro Carnevale, la 27ª edizione, è stata dedicata a Giacomo Puccini. Per questo la principale novità è avere dei gruppi musicali che fanno musica classica strumentale dal vivo disposti in tutti gli angoli del nostro borgo caratteristico di Castiglion Fibocchi. Questo è nelle due domeniche di 28 gennaio e 4 febbraio.
L'altra novità che abbiamo introdotto è nei due sabati 27 e 3 che ci sarà la prima edizione del concorso L'amico più simpatico, un concorso dedicato ai nostri amici a quattro zampe in maschera, quindi saranno i nostri amici cani che verranno addobbati in maschera dai proprietari e sfileranno per tutta la manifestazione del sabato.